Ultima edizione di Stadionisti Studio Marco Gullà. Prosegue la preparazione del Palermo in quel di Males in Val Venosta. Rosanero che ieri hanno sostenuto una doppia seduta allo Sportwell, oggi triangolare contro l'Alto Adige e il Maia Alta, una formazione del campionato eccellenza. Sarà l'occasione di rivedere in campo Dybala, capire finalmente se i difensori saranno impegnati e perché no attendere conferme dal reparto offensivo. E poi, signori, c'è Fabrizio Miccoli. Igor Budana torna in campo con la squadra. Il centravanti rosanero, dopo essere stato in famiglia in seguito al lutto che lo ha colpito, ha fatto ritorno a Malles ed è nuovamente in campo agli ordini di mister Sannino. Il croato ha lavorato in palestra. Sarà lui la bussola del centrocampo, non ci sono dubbi. Il gioco del Palermo nascerà dai piedi di Massimo Donati. Con il 4-4-2 di Sannino cambierà ben poco. Sarà sempre il centrocampista arrivato dal Bari a dare geometria e raziocinio alla manovra. Sentiamolo in conferenza stampa. Che è cambiato il modulo, innanzitutto, perché con Muti giocavamo con i tre centrocampisti, adesso invece ci stiamo cercando di impostare la squadra col 4-4-2, quindi già questo è un cambio importante. Però io sono dell'idea che non sono tanto i moduli che possono fare differenza, ma bensì la voglia, la determinazione che ci mettiamo tutti intendo come gruppo, nel cercare di fare quello che vuole l'allenatore e di raggiungere gli obiettivi. E gli obiettivi sono quelli di essere competitivi tutte le domeniche, cercare di vincere sempre, perché alla fine quello è l'obiettivo di una squadra. Hernandez deve riconciliarsi con il calcio, Rios gli farà da papà e lo metterà in riga. Parola del presidente Zamparini. Dybala è giovane, ci aspettiamo che esploda nel giro di 2 anni come Cavani, un ragazzo intelligente e ha il sangue degli antenati campani, quindi è vispo. Mi aspetto che Miccoli possa fargli da chioccia e farlo crescere. Intervenuto ai microfoni di Stadio News 24, Ramon Arias, difensore del Defensor Sporting, ha parlato dell'interesse del Palermo nei suoi confronti. Sicuramente fa piacere, ha detto, anche se ancora non c'è stato nulla di concreto. Il mio agente mi ha detto che sono venuti a vedere qualche partita, ma io non ho avuto contatti diretti con loro. Raggiunto dai microfoni di Stadio News 24, il vice presidente Guglielmo Amici che commenta l'apertura della campagna Bramenti. Noi speriamo che il nostro pubblico non ci tradisca, abbiamo confermato i prezzi dell'anno scorso con annesse agevolazioni per donne, ragazzi over 65. Crediamo che tutto questo possa essere propedeutico a un buon afflusso di pubblico. I tifosi devono starci vicini. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.